su onda il mare mi ha... Sono un po' emozionato di fare questo concerto. La toglie una curiosità. Perché non ha preso l'aereo? Dimmi una cosa, ma tu sei più cuoco, più psicologo o semplicemente cacacazzi? Cosa vuole da me questo cantante mediocre? Parla! Che cazzo parla? Lei è una corda vocale bloccata. Mi servono i soldi, sto concerto lo devo fare. Io devo trovare uno che lo fa a posto mio. E se non posso cantare, la colpa è tua. Io sono la responsabile del concerto. E il signor Cristofori dov'è? Dov'è? C'è Cristofori? Sono io. Mi posso fidare di te? Chiamami Gigi. Hola, Rosalba. Per me ci hanno creduto. Andiamo a sprigionare il tuo sex appeal da troppo tempo sopito. Dopo il concerto dobbiamo parlare. Signore e signori, c'è Cristofore e gli ammodernati del babbo. Hola, chiche. Questa sera ho organizzato una cosucci con le ragazze. Sto ingastendo l'entusiasmo. Ora sai il mio segreto. Hai una figlia. Ma mi state prendendo in giro? Where do I go down? Cause I dream so good. Flying very easy when I dream about you. And I forget my job, thinking all my love. Please my little chica, give me todo el amor. Love me tomorrow much more than today. Believe me, be cool, I can play. Hola, que buena onda estás. Deve fissare il vuoto ogni tanto. Che il pubblico deve pensare, ma questo dopo cazzo guarda. Ma sai che può funzionare perché si distrae dal pensiero, ma questo come cazzo canta. Questa è bella, eh? Sentite, allora, sapevate che Dwayne Johnson era la seconda scelta di Tim Burton per il ruolo di Willy Wonka nella fabbrica di cioccolato? Sì, avete sentito bene. Per poco non ha preso il posto di Johnny Depp. Beh sì, alla fine sono molto simili, no? Quasi uguali. Voi che preferite, Depp o The Rock? Per me la risposta è assolutamente scontata, vediamo voi. E cliccate qui accanto per tanti altri video molto interessanti. A prestissimo!